Con la dermatologa Sipiaria stiamo parlando di perdita di capelli, di alopecia areata, di nuovi farmaci. Continuiamo con le domande dei nostri telespettatori. Buongiorno, ho fatto una visita dermatologica, mi hanno riscontrato l'alopecia areata sulla barba. Per un mese mi hanno prescritto Olux Mousse, ma leggendo il bugiardino ho letto che deve essere applicato solo sul cuoio capelluto e non sulla barba. È giusto? Grazie. Allora, in realtà ovviamente i trattamenti per l'alopecia areata in realtà sono definiti off-label, eccetto il nuovo farmaco, che è l'unico che attualmente ha l'indicazione medica, ma nei quadri ovviamente più gravi. Quindi in realtà non è assolutamente un errore, il collega che gli ha scritto quel tipo di trattamento ha scritto un trattamento corretto, che ovviamente deve essere, solo su indicazione del medico, applicato in sedi differenti da quelle scritte nel cosiddetto bugiardino. Quindi è corretto. Buongiorno, la blefarite può essere causa di perdita di ciglia e sopracciglia? Si può fare qualcosa? Grazie Teresa. Ok, la blefarite è uno stato ovviamente infiammatorio che può essere, immagino, cronico, come dice la signora, e quindi tutti gli stati infiammatori cronici possono effettivamente creare una perdita o una diminuzione degli annessi, quindi assolutamente sì, nel caso ovviamente deve rivolgersi in questo caso all'oculista per risolvere il problema di base e in teoria dovrebbe migliorare anche ovviamente le annessi e quindi le ciglia. Buongiorno, ho 69 anni, ho una sudorazione eccessiva al viso e in testa, veramente debilitante. Nessuno riesce a darmi un rimedio. Consigli? Grazie. Allora, in realtà ovviamente non basta ovviamente un consiglio, ma in realtà un'indagine un pochino più approfondita. Spesso e volentieri comunque in questo caso noi consigliamo più esami e una visita a volte endocrinologica, perché potrebbe esserci un'associazione con delle patologie endocrinologiche, quindi escludere quello ed eventualmente trattare soltanto il sintomo se non ci sono patologie associate. Buongiorno, mio figlio 25 anni non ha praticamente barba. C'è qualcosa che si può fare per farla crescere? Chi devo consultare? Grazie Rita. Allora, ci sono alcune persone che per un discorso proprio genetico hanno ovviamente pochi annessi a livello della barba, quindi tendenzialmente, vista l'età, è difficile che ovviamente possa acquisire più peli e quindi effettivamente grandi trattamenti dermatologici non ne abbiamo. Effettivamente in realtà possono esserci dei trattamenti cosmetici, ma di altra ovviamente natura, ecco, quindi soltanto per integrare dal punto di vista estetico. Buongiorno, scrive Carla, mi è venuto un porrino sulla coscia, ho dato della crema idratante ed è diminuito ora a livello pelle, cosa potrebbe essere? Vi ricordo, mi raccomando, che tanto più con il dermatologo è difficile ovviamente dare una risposta e quindi sono indicazioni generali, poi dovete andare dal vostro medico oppure dallo specialista, prego. No, infatti come mi hai anticipato, ovviamente potrebbe essere una cosa assolutamente benigna, ma se persiste è meglio ovviamente consultare il vostro medico di famiglia e nel caso dovesse reputare necessario ovviamente fare una visita dermatologica meglio. Buongiorno, in seguito a un incidente mi sono procurato una ferita alla testa, nessun punto ma una cicatrice. Cosa potrei provare per cercare di far ricrescere i capelli? Grazie. Allora, in realtà come abbiamo detto la cicatrice crea ovviamente perdita di tessuto normale, quindi in quella sede è difficile che possano ovviamente in quel caso ricrescere i follicoli piliferi. Ovviamente deve aspettare un periodo congruo, intorno ai 6 mesi, un anno. Ovviamente si possono fare dei trattamenti cosmetici, in quel caso ovviamente deve essere valutato eventualmente da un collega, un chirurgo che si occupi ovviamente dell'impiantologia, quindi ovviamente dell'impianto di capelli, se c'è del terreno fertile per poter fare quel tipo di trattamento, però deve essere ovviamente valutato. Buongiorno, mio fratello da circa un mese ha notato una piccola chiazza nel mento senza barba, lui ha una barba molto folta e scura. La dermatologa gli ha diagnosticato alopecia areata, gli ha dato come cura Betamus la mattina, integratori, Alopex Forte Rollon. Dopo una decina di giorni ha notato altre piccole chiazze. La dermatologa gli ha richiesto anche analisi come per il diabete e il ferro. Secondo lei
può essere anche collegato allo stress, perché lui lo è molto a causa del lavoro. Grazie. Allora, come vi dicevo all'inizio, effettivamente è una patologia che in passato veniva classificata come una patologia collegata allo stress, quindi in realtà pare che una componente, o comunque sicuramente i pazienti riferiscono che la comparsa di questa dermatite comunque sia più associata a periodi di stress, ma in realtà ha una componente autoimmune, quindi sono assolutamente d'accordo con la collega che gli ha chiesto anche degli esami ovviamente aggiuntivi. È possibile che nonostante lui stia facendo un trattamento possano comparire comunque delle altre chiazze, quindi ovviamente ricontattate lo specialista che probabilmente vi dirà di trattare anche le zone limitrofe e nel frattempo procedete con le indagini che vi ha richiesto. Allora, buongiorno, soffro di caduta di capelli androgenetica? Io sì, leggo, poi non so mai se è ok. Ho un appuntamento per le analisi per controllare se tutto deriva dall'ormone DHT. Se venisse da quest'ultimo, quali sono le conseguenze? Grazie. Allora, ti posso chiedere se è un uomo o una donna che ti scrive? Non ce lo dice? Ok. Vediamo, vediamo un po'. Grazie. Allora, diciamo che io deduco dalla fotografia del WhatsApp che dovrebbe essere un uomo, cioè un maschio, ecco. Poi. Allora, perché ovviamente ti chiedo questa cosa, perché ovviamente se si tratta di una donna, questo può avvenire con frequenza e solitamente questa problematica è associata anche alla sindrome che definiamo dell'ovaio micropolicistico e quindi ovviamente lì spesso e volentieri lavoriamo a 4-6 mani con il ginecologo, l'endocrinologo per fare anche dei trattamenti ovviamente per ridurre quel tipo di ormone. Per quanto riguarda l'uomo, tendenzialmente è possibile che ci sia a volte una piccola alterazione, in quel caso se risultasse eccessivamente alto si fa ovviamente una visita andrologica e ovviamente si lavora ovviamente con il collega. Buongiorno, mi chiamo Ezio, vorrei sapere per combattere la dermatite seborroica che cosa posso fare, grazie mille. Allora, la dermatite seborroica effettivamente è una dermatite molto invalidante, soprattutto in alcune persone, perché compare non solo sul cuoio capelluto, a volte anche nella barba, nel viso, nelle sopracciglia e quindi effettivamente è difficile il trattamento. Spesso e volentieri diamo dei cosmetici che contengono un altro quantitativo di antimicotico perché sembra essere in realtà in causa un piccolo funghetto che si chiama Malassezia furfur, che in realtà vive su tutti noi, ma che in alcune persone può diventare patologica. Quindi nella prima battuta solitamente sono dei prodotti cosmetici più o meno da banco, a volte nelle forme più gravi, ma ovviamente questo ovviamente va a discrezione del medico, quindi non li troviamo a disposizione, ovviamente i farmaci devono essere prescritti, altri trattamenti veri e propri medici che in realtà non cancellano per sempre la dermatite seborroica, ma ovviamente magari diminuiscono la gravità che io poi posso ovviamente tenere sotto controllo con quei cosmetici che vi dicevo all'inizio. Buongiorno, mio figlio 30 anni si sta stempiando in maniera rapida, esattamente come suo padre, ma vorrei sapere se ci sono delle novità o indicazioni per aiutarlo, grazie. Allora, nell'ambito ovviamente dell'alopecia androgenetica in realtà non ci sono grandissime novità. I trattamenti sono ovviamente molto conosciuti, ovviamente i telespettatori avranno sicuramente sentito parlare del minoxidil, della finasteride, quindi sono trattamenti sia da mettere direttamente nel cuoio capelluto o da assumere per bocca, in quel caso ovviamente sono prescritti solo dallo specialista. Esistono qualche formulazione nuova del minoxidil che adesso attualmente esiste in compresse sublinguali, ma deve essere soltanto a prescrizione medica e quindi ovviamente valutato dallo specialista. Senta, dottoressa, le faccio adesso un'ultima domanda, diciamo che è generica ed è visto il periodo insomma che stiamo vivendo, cioè l'estate, il caldo, spesso si pensa a diciamo così preoccuparsi della nostra pelle ma non dei nostri capelli per il sole. Quali sono i consigli che possiamo dare ai nostri telespettatori sia per i capelli ma anche per la pelle? È sempre bene ripetere. Vabbè, ovviamente noi consigliamo ovviamente una fotoprotezione elevata, ovviamente solitamente sconsigliamo al di sotto del 30 e nella maggior parte dei casi consigliamo sempre la protezione solare 50 che deve essere rinnovata ogni 2 ore e anche se non sono direttamente sotto l'esposizione solare ma sotto l'ombrellone va comunque
consigliata di applicare. Per quanto riguarda il cuoio capelluto, ovviamente, soprattutto nelle donne, che è difficile ovviamente applicare un prodotto, in realtà esistono alcuni prodotti che hanno dei fattori di protezione, quindi un pochino ci proteggono. La protezione fisica, quindi in realtà con il cappello, quindi la protezione veramente del nostro cuoio capelluto, perché in realtà si è visto che effettivamente, come in natura, la stagionalità della caduta dei capelli che succede in autunno, probabilmente in realtà è correlata all'irraggiamento che prendiamo durante il periodo estivo, e quindi in realtà ci aiuta anche per la caduta stagionale in autunno. Quindi tendenzialmente una protezione fisica, soprattutto per chi ha tanti capelli. E ovviamente esistono alcuni filtri di alcune ovviamente case farmaceutiche che hanno pensato un qualcosa che ovviamente sulle lunghezze, sul cuoio capelluto si possa applicare. Per quanto riguarda il corpo, solitamente consigliamo ovviamente del latte o degli spray e da rinnovare. Tendenzialmente cercate di non usare prodotti dell'anno precedente, perché i filtri sono filtri chimici e che quindi ovviamente non mantengono a volte il fattore di protezione dell'anno precedente, quindi rischio ovviamente di bruciarmi. Grazie, grazie alla dottoressa Silvia Riva, dirigente medico della dermatologia del Policlinico San Martino di Genova. Grazie a voi, grazie ancora per l'ospitalità, grazie. Buona giornata e buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci a tutti.